Zombie Apocalypse. Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, nuovo video che criccio, nonché morning routine vlog, dove pulisco e vi lavo un po' la casa, nonché la camera. Allora, qua sto cercando di lavarmi la faccia e poi a breve spolvero tutta la camera mia e mi lavo anche la faccia e poi entro in doccia e mi lavo il corpo e anche i capelli, ovviamente. Allora, come detergente utilizzo quello alla rosa antica ed è molto buono e mi piace, infatti lo sto usando perché mi sta piacendo davvero tanto. Poi ovviamente ci metto un occhio della testa per lavarmi la faccia, vabbè, ci metto troppo, però vabbè, no comment. Sono molto molto lenta a lavare. Poi qui ovviamente mi metto a fare il letto e cerco di dare una bella sistemata al letto, ovviamente, come giusto che sia. Do una sistematina al letto e do una bella, come si dice, si scuote le lenzuola, ovviamente quello fa. Anche qui, ahimè, ho dovuto mettere la voce parlata perché si sentiva troppo il rumore della tele, quindi ho dovuto per forza mettere il parlato. Comunque spero che non vi dispiace. Nulla, qua sto spolverando, sto mettendo a posto tutta la mia stanza, sto anche cercando di, come dire, sistemare dietro la scrivania e nelle mie cosucce, ovvero doccia, campioncini, cosmetici, make up e robe varie, perché qui purtroppo si è fatto un caos allucinante dietro di me e quindi quando mi tocco trovo un caos che non mi trovo neanche come mettere a posto il trucco, quindi i trucchi e i cosmetici e cose varie, creme, cremine, e quindi anche lì sotto la posizione trucco barra scrivania computer mi serve più spazio e più comodità per poter, ecco lì c'è il profumo per esempio e ho bisogno di più spazio, quindi se sentite rumore del mio stomaco non vi preoccupate, sto editando adesso questo video, quindi per forza che tra poco sentirete anche il rumore del mio stomaco. Vabbè. Comunque, come dicevo, i profumi li ho messi lì perché non sapevo cosa farne, dove metterli, e quindi per forza di cose che li vedete che li sto sistemando da un'altra parte, però li sono sempre messi in un solito posto. Allora, mi vedete a strofinaccio in mano perché sto spolverando ovunque e in ogni dove, e quindi ecco perché, e niente. Dunque, io vi lascio la visione di questo video, buona visione a tutte, e questo video ormai lo rivedrete di nuovo in domenica perché l'ho rimontato a capo, non so se cancellare l'altro o meno, perché era venuta una schifezza quel video, quindi non lo so se lo cancello, cosa faccio, però vabbè, niente, tanto per dirvi che questo video oramai lo sto ripubblicando a capo, vabbè, niente. Lo so, lo rivedrete ugualmente questo video, ma un altro ne farò diverso da questo. Vediamo cosa mi esce fuori. Non ne ho idea se make up o ASMR. Non ne ho veramente la più pallida idea, ma vabbè. Quindi nulla ragazzi, io vi lascio il video più velocizzato e ci vediamo in un altro video. Buona domenica e buon pranzo e buon inizio settimana. Ciao ragazzi, a presto!
Allora, ecco qua. Nel frattempo ho dato una bella pulita, cioè spolverata sul, non mi viene il termine, una bella spolverata sul letto, sulla, come si dice, sulla testiera del letto, nei comodini, i due comodini, il quadro della Madonna, tutti gli altri, vabbè, gli altri li ho evitati, tanto sono venuti troppo lungo, però off camera li ho fatti perché erano un macello da pulire. E poi ho pulito anche qua, come potete ben vedere, infatti è tutto bello pulito e lucido. Insomma, non ho usato, chissà che ho usato uno straccetto di, non in microfibra, ma anche in microfibra, perché no? E vabbè, con lo specchio lo vedete così perché, vabbè, lasciamo perdere un comment. Mi sono dimenticata di pulirlo, ragazzi, sono un essere umano come tutte voi, quindi mi sono dimenticata anche quello di pulirlo, non perché avessi fretta di chissà che cosa, ma perché veramente mi sono dimenticata di pulire proprio quello specchio lì. Pazienza, almeno quello l'ho pulito e lo lucido, grazie a Dio. Tutto il resto lì è pulito, anche quella parte lì dove io vado a fare i video, viceversa, anche questa è pulita. Questo è pulito, questa parte qui dove io metto le penne e viceversa. Poi anche qui dove metto i pennelli è tutto pulito e rinfrescato. Lo stesso qui, idem, ho spolverato tutto. I pennelli lo so, sono da lavare, ma raga, non è che non ho avuto tempo, è che avevo altre cose da fare, quindi dovevo sempre uscire di fretta e furia e mi sono truccata e ciccia va là che non ce l'ho fatta a pulirli. Tanto quando rientrerò la sera, anzi, o ci metto di buona volontà a lavarli e li laverò. Non faccio video perché tanto lo so che l'avete già visto il video. Semmai ne farò uno su TikTok e Instagram dove lavo i pennelli, non lo so neanche, vediamo. Ma l'avete già visto, è inutile, ve lo faccio vedere 30.000 volte. Poi qua c'è il computer, anche qui ho dato una bella spolverata. Qui sotto poche cose ho fatto, lì c'è tutta una cosa da ripulire, ma anche lì, vabbè, chi se ne? E nulla. Qui ho lasciato stare perché non voglio rompere le ginocchia e salire, perché tanto non posso salire sulla sedia perché anche se una volta sono salita però un po' mi sta facendo male, quindi evito di salire sulla sedia perché sapete benissimo la mia situazione rotazione motoria, la mia situazione appunto motoria non mi permette di salire né sulla scala né sulla sedia, quindi questa parte qui la bandisco proprio, non la evito proprio in assoluto perché non posso salire a pulire, casomai farò venire qualche persona a pulirmi la qualche mia zia a pulirmi la scrivania qua su, perché sia qui sì, qua su che là più su ancora è tutto a pulire, compresa questa e l'armadio, vediamo un po', non lo so. Comunque, nel frattempo ho pulito anche questa cosa qui, questa lampada che era sporca, non ne poteva più, va bene, comment e basta. Ho pulito anche il quadro di Valiasca, come potete vedere bello lucido. Anche qui la Madonna l'ho pulita tutta quanta, lo specchio compreso, fatti vedere quanto, vedete quanto è bello lucido e nulla, è a posto. Ah, aspettate un attimo. Qui ho messo un po' a posto un po' di cose perché era troppo incasinato sto comodino e l'ho rimesso tutto dentro, i fili, le cose varie. Niente, questo era tutto. Ci vediamo al prossimo video. Intanto nel frattempo non so se metterò musica o cosa, però forse metterò il parlato qua sul tubo, cioè su questo video editing che man mano pubblicherò, non so quando, ma cercherò di pubblicarlo. Buona giornata, buon proseguimento di giornata e soprattutto buon pranzo a tutte. Ciao, stay tuned per un altro video sul canale, video di recensione. Ah, mi sono anche fatta la doccia dopo questo video skincare, perché oltre che skincare all'inizio, ma soprattutto ho fatto la doccia e poi eccomi qua tutta bella per la casa, ma anche per uscire, vabbè, più per la casa che non per uscire, vedete? Sono tinta tutta nera perché vabbè, no comment, tutta black, total black, e con le pantofole, vabbè, della Dr. Scholl, che sono comodissime. Sì, se vedete le calze bianche, calde, di lana, è perché ai piedi sento un po' di freddino, quindi vabbè. Niente, ragazze, questo era tutto.
Ci si vede a un prossimo video. Lasciatemi un like di supporto. Se non l'avete fatto, fatelo adesso. Un commentino e iscrivetevi al mio canale YouTube. Ciao. E seguitemi su Instagram e TikTok. Ciao.